Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare del terremoto dello scorso 24 di agosto, perché questo pomeriggio attorno alle ore 15 a Valle Castellana in provincia di Teramo ci sarà la visita del commissario per la ricostruzione Errani, del capo della protezione civile Curcio, che saranno accolti dal presidente della regione Abruzzo D'Alfonso e anche dagli altri rappresentanti delle istituzioni locali della provincia di Teramo. Noi ci colleghiamo adesso in diretta con Valle Castellana, dove c'è Paolo Renzetti. Buongiorno Paolo. Sì, grazie Alfredo, buongiorno, buon pomeriggio da Valle Castellana. Siamo davanti il municipio del centro in provincia di Teramo e a fianco a me c'è il sindaco di Valle Castellana, Vincenzo Esposito, che tra poco accoglierà qui al campo sportivo l'arrivo in elicottero del commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani, il capo dipartimento della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio e il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Sindaco, una visita importante in questa zona d'Abruzzo della provincia di Teramo che ha subito danni nell'ultimo sisma, una visita importante da cui voi vi attendete risposte importanti. Sì, intanto io ringrazio il presidente D'Alfonso che ci ha, insomma, così scelto, fra virgolette, anche se forse era un po' inevitabile. Siamo uno dei comuni più vicini all'epicentro per quanto riguarda il versante teramano ed inevitabilmente siamo stati il comune più colpito. Naturalmente approfitteremo di questo sopralluogo del commissario e del dottor Curcio, dell'ingegner Curcio, per illustrare le problematiche che abbiamo tuttora e chiaramente avere delle indicazioni, delle rassicurazioni per il post sisma. Qual è la situazione oggi a Valle Castellana e qui nel comprensorio a 3 settimane dal sisma? Allora, io le do 2 dati perché non sarebbe complicato dare tutta la relazione che noi abbiamo preparato, però può dare un'idea a questo. Noi abbiamo fatto attraverso le squadre della Protezione Civile, quindi la Dicomac, le famose schede AIDES, a ieri, situazione al 14-9, abbiamo fatto 32 sopralluoghi. Di questi 32 sopralluoghi, 2 sono di tipologia A, che significa che non ci sono danni di rilievo. 30 sono fra categoria E, F, D e qualche B. Credo che dia questo un po' l'idea che i problemi ci sono. Sindaco, ovviamente questa visita è importante, c'è bisogno di fondi per la ricostruzione e per far ripartire l'economia qui del comprensorio. Tra l'altro, mi diceva prima, Valle Castellana aveva subito dei danni già nel terremoto di L'Aquila del 2009, e danni che in un certo senso quelli di oggi sono derivati anche da quanto accaduto nel 2009. Sì, diciamo che abbiamo qualche coda, qualche strascico anche in questo terremoto che è seguente al terremoto dell'Aquila del 2009. Ci sono tantissimi casi nuovi, adesso non è che si voglia, però ci sono situazioni irrisolte del 2009 che forse se fossero state risolte probabilmente non avremmo avuto forse qualche danno in meno. Per l'economia è chiaro, noi siamo una zona interna, una zona di montagna, una zona di periferia, perché non dirlo, quindi con le attività che soffrono, anche per la crisi che c'è, no? Conosciamo tutti, quindi è importante intervenire subito per sostenere la ricostruzione e per sostenere le attività produttive, altrimenti ci abbandoneranno tutti quanti qui. Sindaco, prima di lasciarlo, ovviamente perché stanno per arrivare il commissario Errani e gli altri ospiti che oggi visiteranno il vostro comune, riapriranno le scuole il 19 settembre? Allora, per quanto ci riguarda, noi le scuole le abbiamo già riaperte il 12 di settembre. Grazie a Dio non abbiamo grosse problematiche nel nostro plesso scolastico, è abbastanza tranquillo, eccetto la palestra. Infatti io chiederò oggi al commissario se ci fornisce una tensa struttura dove portare i bambini a fare l'attività sportiva, l'attività ginnica, e quindi abbiamo riaperto le scuole tranquillamente il 12 di settembre.
Grazie, grazie al sindaco di Valle Castellana Vincenzo Esposito, che poi ritroveremo anche nel pomeriggio quando ci sarà la visita del commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani. Come detto Alfredo, l'arrivo è previsto tra le 15 e le 15:20 qui nel campo sportivo che si trova alle nostre spalle, proprio di fronte qui al piazzale del municipio, e dunque inizierà la visita a Valle Castellana e anche nelle zone del comprensorio colpite dal sisma del 2014. Alle nostre spalle invece potete vedere proprio il municipio di Valle Castellana. Per il momento è tutto, se non ci sono domande in linea che può tornare allo studio. A te Alfredo. Sì, grazie, grazie a Paolo Renzetti. Ovviamente seguiremo da vicino la visita a Valle Castellana per quanto riguarda il dopo terremoto, con una edizione straordinaria del telegiornale. Appena sarà terminata la riunione vi daremo conto di tutti i dettagli, sempre con Paolo Renzetti in diretta proprio da Valle Castellana. E noi andiamo avanti con il telegiornale e ci occupiamo di ricostruzione, ma quella relativa al terremoto del 2009 all'Aquila. La presenza del capo struttura tecnica di missione del governo Giampiero Marchesi e di tutti gli attori della ricostruzione post terremoto abruzzese si è discusso in un summit a Palazzo Silone all'Aquila delle soluzioni immediate per rendere più veloce l'apertura dei cantieri che interessano centinaia di persone per quanto riguarda le case popolari ancora inagibili. Il servizio di Filippo Tronca. Il problema ad oggi non sono i fondi, ma i micidiali inghippi burocratici nell'iter degli appalti pubblici che impediscono la tempestiva ricostruzione delle case popolari dell'Aquila e del cratere sismico abruzzese, molte delle quali ancora nelle condizioni in cui sono state ridotte dal sisma dell'aprile 2009. Tanto che ieri gli inquilini esasperati hanno manifestato tra le macerie del quartiere di Via Miternum all'Aquila. Probabilmente si volevano abbandonare tutti gli affittuari inquilini ERP nel piano case e magari fare operazioni immobiliari sui quartieri più baricentrici dell'edilizia popolare. Noi abbiamo rigettato questa ipotesi e stiamo portando avanti una battaglia abbastanza forte. Il prefetto si è dimostrato sensibile, ha convocato un tavolo di lavoro a luglio, adesso ne farà un altro confronto probabilmente entro settembre. Vogliamo che la classe politica che amministra regione, provincia e comune, ma anche il ministero centrale che riguarda appunto la ricostruzione, facciano scelte serie e ponderate. È partita da questa consapevolezza il summit a Palazzo Silone, a cui hanno preso parte anche Giampiero Marchesi, coordinatore della struttura di missione per la ricostruzione abruzzese presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Priorità, ribadisce il vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli, è quello di semplificare la filiera. Ovvero il governo, assicura Lolli, ma il coordinatore Marchesi non ha inteso rilasciare dichiarazioni in merito, garantirà nel tempo i 110 milioni complessivi necessari per ristrutturare le centinaia di alloggi inagibili in base ai progetti presentati. È stata considerata dalla norma, come altro non poteva evidentemente essere, la ricostruzione degli alloggi popolari nella fattispecie della ricostruzione pubblica. E la ricostruzione pubblica, come noi aquilani abbiamo ben capito, va molto più lentamente della ricostruzione privata perché ha regole, procedure più complesse. Per cui il paradosso che si sta determinando è che qui si stanno ricostruendo gli alloggi di tanti di noi, non ancora il mio purtroppo, ma insomma di tanti altri, e quelli che abbiano le case popolari, che sono insomma, la parte, insomma, diciamo una delle parti più deboli della nostra, tipicamente la nostra società, sta rimanendo completamente indietro. I soldi ci sono, allora abbiamo deciso, e questa quindi è la seconda riunione che facciamo, di monitorare questo problema per fare in modo che si viaggi al massimo della velocità. Andiamo avanti adesso la pagina della cronaca e ci spostiamo a Teramo. 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere per usura, estorsione e rapina ai danni di istituti di credito, detenzione illecita di armi e traffico di stupefacenti, in particolare cocaina, oltre a 2 appartamenti sequestrati per un valore di circa 500.000 euro. E questo è il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Giulianova, che hanno sgominato una banda questa mattina. La conferenza stampa nell'ufficio del procuratore Guerriero, andiamola a seguire nel servizio di Elisa Leuzzo.
Usura, estorsione, rapina in danno di istituti di credito, illecita detenzione di armi da sparo e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Oltre un chilogrammo di cocaina trafficata ogni 2 settimane. Sono questi reati contestati a 4 albanesi, 2 rom giuliesi e 1 napoletano. In totale 7 misure cautelari restrittive. Una operazione svolta dal nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della compagnia di Giulianova, coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo. Intanto spieghiamo che è un'operazione questa, una nuova operazione che parte da un'operazione precedente conclusasi l'anno scorso. Di Ligno, nel settembre, lì individuavamo un traffico di stupefacenti e individuavamo soprattutto un napoletano e un rom di grosso spessore criminale, i quali facevano rapine, facevano usura e questo ha consentito lo sviluppo di questa indagine, consentendo che di sventare alcune rapine, accertarne altre e verificare che poi i proventi di queste attività illecite venivano reinvestite sia attraverso il prestito ad usura ad i vari imprenditori, i quali non erano poi in grado di poter pagare fino a percentuali fino al 600%, per cui è stato sequestrato anche 2 appartamenti per un importo di circa 500.000 di euro, e consentendo soprattutto di individuare un vasto traffico di cocaina che da napoletano arrivava e veniva distribuito attraverso i rom, attraverso gli albanesi, attraverso questo gruppo napoletano. La cosa che ci tengo a sottolineare è che in perfetta armonia, in perfetto accordo con la Procura, noi abbiamo sempre cercato di sventare le rapine, non abbiamo mai permesso che le rapine venissero comunque compiute, sia anche per un discorso di incolumità e di opportunità. Tra le banche quella di Tortoreto, la Caripe, giusto? Sì. Principalmente quella. Sono stati i rapinatori presi in flagranza? L'abbiamo presi prima che si accingessero a fare la rapina proprio. Abbiamo trovato anche delle armi. Quindi. Le vittime dell'usura invece, imprenditori anche? Sono imprenditori della zona costiera, di Giulianova, Tortoreto e via dicendo. Proseguiamo con la pagina della cronaca, ci spostiamo nella Marsica con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Badr Lamani, marocchino di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Trasacco. I militari lo hanno monitorato e dopo aver individuato un immobile diroccato tra la vegetazione dell'area vicino a Via Acqua dei Santi sono intervenuti per bloccarlo. Il 31enne, dopo una breve fuga, è stato fermato e perquisito. I carabinieri hanno rinvenuto 4 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento della droga. Il marocchino, su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, è stato rinchiuso nel carcere proprio di Avezzano. Ed è stata rinviata al prossimo 6 di ottobre l'udienza del processo a carico del sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi, dell'imprenditore foggiano Michele D'Alba e di Joël Tuitu, compagna del docente di tecnica bancaria e professionale dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara Luigi Panzone, accusati di corruzione e nel caso di Riccardi anche di peculato. Il presidente del Tribunale Collegiale di Pescara, Maria Michela Di Fine, ha deciso di rinviare l'udienza per consentire alle difese di valutare l'ipotesi di riunire il procedimento con quello a carico di Panzone, che per la stessa vicenda il 5 marzo del 2014 finì agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e falso ideologico e la cui posizione è attualmente al vaglio del Tribunale Collegiale di Pescara. Ed ora parliamo dell'acqua inquinata di Bussi. 4 sentenze di risarcimento imposte all'ACA da parte del giudice di pace di Chieti per il caso della somministrazione di acqua inquinata, ricorderete, dai pozzi di Bussi. Un traguardo ottenuto dal Codacons Abruzzo che apre un precedente per tutto il bacino fornito dall'azienda acquedottistica. Sentiamo il servizio di Francesca Romana Testi. Una vittoria che apre uno scenario inedito, quanto mai inatteso. Il giudice di pace di Chieti ha emesso ben 4 sentenze di risarcimento per l'ACA S.P.A. per le vicende dell'inquinamento dei pozzi Sant'Angelo a Bussi. A farlo sapere oggi è il Codacons Abruzzo, che annuncia l'avvio di un ricorso collettivo, ricordando che ad essere esposti al rischio inquinamento furono ben 700.000 residenti. Noi abbiamo pensato che la vicenda di Bussi in qualche modo meritasse che una
una vicenda davvero scandalosa, vergognosa, meritasse una risposta da parte del territorio. E quindi abbiamo cercato di mettere in piedi un'azione che in qualche modo dimostrava che poi i cittadini abruzzesi non hanno l'anello al naso e hanno a cuore le vicende ambientali del proprio territorio. Ad ottenere tale traguardo uno studio legale di Ancona specializzato che ha ottenuto il massimo risarcimento consentito per legge di fronte al giudice di pace, 5.000 euro a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale a causa di somministrazioni di acqua inquinata, così si legge dalle carte. Questo è il terzo caso in Italia in cui un giudice ha riconosciuto un risarcimento del danno solo per il timor panico, cioè queste persone non hanno contratto nessun tipo di patologia, quindi non è che stanno male, ma hanno semplicemente paura in futuro di poter contrarre una patologia, perché per anni sono stati esposti attraverso la somministrazione di acqua inquinata a delle sostanze velenose. 700.000 le persone indicativamente che sono state esposte al rischio, 4 sono state le persone al quale è stato riconosciuto questo rischio da parte del giudice. Nel caso in cui tutte 700.000 portassero avanti quello che poi è stata la richiesta di risarcimento, chi dovrebbe pagare? Ma teoricamente dovrebbe pagare sempre l'ACA, poi dopo credo che si andrebbe a parlare di somme che sinceramente non so neanche in grado se riuscirebbe a trovare, però ecco, l'ACA è stato ritenuto responsabile ed è tenuto lui a pagare il risarcimento dei danni. Ancora proteste a Pescara per quanto riguarda la vicenda degli alberi da abbattere secondo il programma portato avanti dall'amministrazione comunale Alessandrini. Questa mattina in via Scarfoglio sono arrivati anche gli uomini della Digos e il questore di Pescara Passamonti, il servizio di Francesca Romana Testi. Se di guerra non si vuol parlare, di certo è diventato un vero e proprio braccio di ferro. Ambientalisti da un lato e amministrazione comunale dall'altra. Questa mattina la protesta è iniziata alle 7.30 via Scarfoglio e diventata teatro di un nuovo confronto. Ambientalisti schierati sotto agli alberi da tagliare, lavori bloccati e forze dell'ordine tutte intorno. Ho chiesto al tecnico del comune di farmi leggere l'ordinanza perché chiaramente siamo dinanzi a un abuso di un atto d'ufficio. Hanno messo dei birilli per evitare il parcheggio senza nessuna autorizzazione, hanno posizionato questa mattina un totem con un divieto di sosta posticcio, tra l'altro sappiamo tutti che il divieto di sosta va posizionato 48 ore prima dell'intervento, quindi siamo dinanzi all'abuso più grande della città di Pescara. Questi alberi sono stati piantumati nel 1930, quindi oltre ad essere monumentali sono anche protetti dalla legge del 39 perché è la legge che li protegge. A rispondere è sempre il primo cittadino che con calma e pazienza ricorda l'importanza di garantire sicurezza e incolumità ai cittadini. Quegli alberi sono stati catalogati come a rischio imminente di caduta, dunque i lavori sono necessari. Eravamo ieri in via Scarfoglio per innanzitutto smentire ogni voce circa il fatto che il comune taglia a caso. Questo non è così, naturalmente i tagli sono stati ogni volta assistiti da una serie plurima di sopralluoghi e di indicazioni, e c'era appunto l'idea di addivenire ad una condivisa indicazione degli alberi da sottoporre a ulteriore prova. Resta la necessità di un'operazione che è dettata dalla somma urgenza, perché questi alberi, ahimè, sono classificati in categoria D, e cioè con un pericolo imminente di crollo. L'essenza del provvedimento è nella natura di somma urgenza, provvedimento che è stato ampiamente inviato alla Questura, alla Polizia Municipale, alla Procura della Repubblica, e dunque non vi è bisogno di alcuna ordinanza. La mattinata si conclude con l'arrivo della Digos e della Questura e con una pace armata. Due alberi infatti vengono tagliati sotto l'occhio vigile del coordinamento Salviamo gli Alberi, poiché in evidente stato di precarietà, ma la partita non sembra ancora chiusa. È una vicenda questa degli alberi di Pescara che sta interessando anche la rete e personaggi importanti della cultura e dello spettacolo in Italia. C'è un tweet di Gassman che dice: visto che il comune di Pescara abbatte gli alberi perché pericolosi, prosciughiamo la laguna di Venezia che è tanto umida. L'hashtag è una cosa brutta, lo scrive Alessandro Gassman, come vi ho detto.
intervenendo proprio sul taglio degli alberi e sempre su questo argomento è intervenuto anche Henry De Luca, lo scrittore, che ha detto: cittadini pescarese, ragione il comune di Pescara che vi sta tagliando gli alberi, sono pericolosi, si tratta del più originale aggettivo attribuito agli alberi di tutta la storia umana. Così Henry De Luca. Adesso invece torniamo all'Aquila, torniamo ad occuparci di ricostruzione. I sindaci del cratere lanciano l'allarme, servono altre risorse economiche per pagare gli addetti alla burocrazia che ruota intorno alla ricostruzione. Vediamo. C'è grande attesa tra i sindaci del cratere sismico abruzzese in vista dell'incontro con il sottosegretario al Ministero dell'Economia Paola De Micheli, previsto a giorni a Roma. All'ordine del giorno infatti ci sarà il cospicuo aumento del fondo unico per il personale impegnato nella ricostruzione post-sismica, impiegati nei due uffici speciali per la ricostruzione, USRA e USRC, negli uffici tecnici dei comuni ed anche nella società in-house della regione Abruzzo Engineering. Per il 2016 i fondi a disposizione restano infatti 11,5 milioni di euro. E ne servirebbero almeno 20. Ed anche i 13,5 milioni assegnati dal CIPE per il 2017 non bastano neanche lontanamente al fabbisogno. I sindaci ricordano con il loro coordinatore Francesco Di Paolo che gli addetti alla burocrazia della ricostruzione sono in numero appena sufficiente e senza altri fondi il rischio è la riduzione del personale, con conseguente blocco dell'iter di approvazione dei progetti di rendicontazione e verifica. Insomma, ricostruzione ferma proprio ora che in tanti paesi del cratere sismico, dopo oltre 7 anni, si cominciano a vedere le prime gru e i primi cantieri all'opera. Il problema è che esiste una norma nella legge di stabilità del 2015, quindi quella che finanzia il bilancio dello Stato nel 2016, che autorizza i comuni a prorogare i cosiddetti co-co-co fino alla fine, al dicembre del 2017. In realtà poi la copertura finanziaria è stata assicurata fino a giugno del 2016, quindi si tratta di chiedere al governo ulteriori fondi. La scuola edile regionale ed il Formas avvia una serie di corsi per riqualificare imprenditori e maestranze sulle tecniche di realizzazione di interventi antisismici e non solo, un'iniziativa che arriva alla luce degli ultimi fatti di cronaca relativi al sisma del 24 di agosto. Sentiamo. Nuove attività formative rivolte ad imprenditori e maestranze, a presentarla la scuola edile di Il Cassa Sistema Abruzzo, che spiega la necessità di adeguare le competenze alle più recenti tecniche di riqualificazione per la realizzazione di lavori antisismici e non solo, corsi già aperti dal mese di settembre. Formiamo circa 2.500 persone l'anno, 181 corsi di formazione, 284 giornate formative e proprio da settembre siamo diventati anche ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, quindi cercheremo di ampliare la platea dei servizi anche a imprese edili che hanno altre posizioni contrattuali ed imprese che non appartengono al nostro settore, tant'è vero che noi abbiamo previsto un progetto che si chiama il progetto Riqualificati, nel quale eroghiamo formazione a livello gratuito a ex dipendenti del settore edile per riqualificarli, per dare servizio ai lavoratori in maniera tale che loro possano riaccedere all'attività edile e per dare servizio alle imprese che si trovano personale riqualificato senza subire ulteriori costi. Quali sono i comparti che hanno più necessità poi di riposizionamento e soprattutto la formazione in effetti su cosa si concentra per far comprendere a un'impresa che può accedere a questo tipo di formazione? L'impresa cerca sia una formazione per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro perché è obbligo generico, ma noi stiamo cercando di ampliare i servizi anche a un servizio, stiamo cercando di ampliare i servizi anche ad attività di riqualificazione. E adesso passiamo alla pagina dello sport con il calcio di Serie A in primo piano e ovviamente ci occupiamo del Pescara. Si scaldano i motori in vista della partita di sabato alle 18 all'Olimpico contro la Lazio, una partita che per il Pescara e per i tifosi biancazzurri è particolare rispetto alle altre, vista la rivalità fra le due tifoserie. Oddo si prepara a confermare probabilmente l'11 che ha schierato titolare nella partita di sabato scorso contro l'Inter, e allora andiamo a seguire insieme il servizio di Jacopo Forcella.
a Roma per ripartire dopo la scottatura di domenica sera contro l'Inter. E questo è lo spirito del Pescara a 48 ore, poco più, dalla sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Un match per riprendere il cammino verso la salvezza con la squadra di Oddo, uno degli ex della gara, che potrebbe non poter contare su Jean-Christophe Buybeck. La punta in gol contro i nerazzurri si è fermata nel corso dell'allenamento al Poggio degli Ulivi ed è rimasto a riposo. Un contrattempo che a questo punto rischia di equivalere ad un forfait, che potrebbe essere scongiurato solamente dagli esami strumentali a cui l'attaccante si sottoporrà nel pomeriggio. Allarmi rientrati invece per Verre Zampano, domani la rifinitura per il Delfino. Dunque si prospetta una formazione simile, se non identica, a quella dell'Adriatico vista 4 giorni fa, con Caprari, Falso 9 e supportato da Benali e lo stesso Verre, dietro Campagnaro e Ghiomber, mentre la mediana sarà confermata con Memmusciai, Brugman e Cristante. Sul fronte laziale invece il tecnico Simone Inzaghi potrà contare su tutti i giocatori e dopo lo strappo che sembrava irreparabile con Keita, stavolta la punta esterna potrebbe trovare spazio dall'inizio dopo l'ingresso positivo del Bentegodi di Verona e per lui sarà il debutto stagionale dal primo minuto. Nel tridente il grande ex Ciro Immobile e il brasiliano Felipe Anderson. Gli interrogativi di Inzaghi invece potrebbero riguardare due senatori della rosa, Radu e Lulic, entrambi deludenti con il Chievo. Lukaku e Milinkovic spera in una chance di scalzarli per una maglia dal primo minuto. Il Pescara però potrà contare, tra virgolette, anche su un dato scaramantico, perché il fischietto di dopodomani sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, lo stesso che ha arbitrato il match di ritorno dello scorso 9 giugno al provinciale di Trapani e che valse la promozione in Serie A per la formazione biancazzurra. Scendiamo di categoria adesso per occuparci del Teramo, ambiente caldissimo in queste ore perché è arrivato anche se la notizia non è ancora ufficiale, non è ancora sul sito della società, l'esonero per Lamberto Zauli. Al suo posto arriva Federico Nofri, contratto biennale per lui. Questo pomeriggio alle 16.30 dirigerà il primo allenamento in vista della prossima partita sabato contro il Sant'Arcangelo, che fu proprio la squadra di Lamberto Zauli. Invece altro allontanamento per quanto riguarda il Teramo è quello del DS Lupo. Questa sì è notizia ufficiale, già pubblicata anche sul sito della società. Dunque la sconfitta contro il Modena martedì ha pesato e come nelle scelte del presidente Campitelli, che ha deciso una rivoluzione vera e propria nello staff tecnico del Teramo. Allora sentiamo il servizio sempre di Jacopo Forcella. Una vera e propria rivoluzione in casa Teramo, che la sconfitta di Modena avrebbe lasciato degli strasci che era facilmente immaginabile, che il terremoto invece avrebbe avuto scosse tanto forti era difficile da prevedere, perché il sodalizio di via Oberdan ha deciso di ricominciare davvero da capo, via il direttore sportivo Fabio Lupo dopo 4 giornate di campionato. La decisione maturata martedì sera era stata comunicata già nella mattinata di ieri al diretto interessato. Oggi anche l'ufficialità dell'interruzione del rapporto, iniziato quando la stagione passata era al crepuscolo. L'ormai ex DS paga un mercato deficitario nel quale la colpa principale che gli viene imputata non ha saputo sostituire Stefano Amadio con Peterman, che per ora non ha dato le risposte che ci si attendeva. In più l'assenza di una vera alternativa a Stefano Scipioni. Ma in generale la costruzione di una rosa carente in alcuni reparti, male assortita e invece traboccante di soluzione in altri. Ma non sarà il solo a pagare, perché anche Lamberto Zauli sarà esonerato. Con lui andranno via anche l'allenatore in seconda Rodolfo Giorgetti e il preparatore atletico Mattia Vincenzi. Troppa confusione tattica, scelte fatte con la sensazione di estemporaneità. Insomma, nulla a che vedere con l'organizzazione mostrata a Sant'Arcangelo, che a Teramo, a dir la verità, non si è mai vista. 4 moduli in 4 gare, pur con tutte le attenuanti del caso, sono davvero un'enormità. Difesa a 4 come dogma, presto sacrificato martedì in nome di una tranquillità difensiva che questa squadra però non ha più. Aggiustamenti in corsa che si sono rivelati persino peggiori degli errori iniziali, come la scelta di dirottare Petrella sulla fascia sinistra prima di rimediare posizionandolo dalla parte opposta. Ma sostanzialmente una squadra che sembra consegnarsi ogni volta all'avversario come una sentenza che sa di inevitabile. Arriverà Federico Nofri, ex tecnico della Vita
Viterbese è cacciato dal padrone giallo-blu Camilli dopo aver vinto un campionato di Serie D per far spazio a Giovanni Cornacchini. Sarà lui a guidare il Teramo da oggi in poi, con la possibilità concreta che sabato in panchina però potrebbe esserci Rinaldo Cifaldi, attuale timoniere della formazione Beretti. Da lunedì invece Nofri sarà operativo e proporrà il 4-4-2, un modulo base per provare a far ripartire una squadra attualmente fanalino di coda in classifica e che dovrà attendere gennaio per riparare agli altri errori a cui non può rimediare adesso. E ovviamente il servizio era stato preparato qualche minuto fa, invece la notizia del biennale a Nofri è davvero di pochi minuti fa, e come vi ho detto in precedenza dirigerà già oggi l'allenamento del Teramo alle 16:30. È tutto per quanto riguarda la prima edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito anche oggi, vi ricordo che nel pomeriggio seguiremo con una edizione straordinaria del telegiornale in diretta la visita commissario per la ricostruzione Errani e del capo della protezione civile Curcio a Valle Castellana in provincia di Teramo, con una diretta con Paolo Renzetti. Invece il TG6 per le edizioni regolari torna alle 19 e poi alle 23. Grazie ancora e buona giornata.